Stavolta abbiamo davvero esagerato. Cioè, questo scontrino non ci sta nell'inquadratura. Lilla! Le penne sfuse che abbiamo preso. È più alto di me lo scontrino. Ehi là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali. Io sono Aurea. Vi siete su Ali Aurea Channel. Oggi finalmente siamo arrivati con l'Oldi Giustacchini. Infatti siamo andate qualche giorno fa a fare shopping al negozio chiuso da Giustacchini. Eravamo solamente io e Lali, nostra mamma che registrava. Abbiamo preso un sacco, ma troppe cose di cancelleria. Infatti questo lunghissimo e chilometrico scontrino lo può testimoniare. Ci siamo proprio date la pazza gioia. Abbiamo esagerato? Sì. Lo rifaremmo? Sì. Ci ripentiamo? Certo. Infatti questo è il mio sacchetto per dire. Cioè, è veramente pieno e pesa tantissimo. Questo è il mio. In realtà abbiamo speso lo stesso, però la verità è che c'è stacchetto megalomane per me e per lei no. Questo è uno dei primi video back to school. Che ne usciranno tantissimi, soprattutto saranno tutti concentrati anche l'ultima settimana prima di iniziare la scuola. E ovviamente usciranno anche i prodotti di Ali Aurea, per cui mi raccomando aspettate ad acquistare i vostri acquisti back to school. Perché ragazzi, il momento della cancelleria non è ancora arrivato di Ali Aurea, ma arriverà. Ci sono un sacco di prodotti che abbiamo progettato e che saranno disponibili sia su www.aliaureachannel.it che anche nel nostro fantastico corner che ci sarà da Giustacchini Store. E tenetevi, mi raccomando, libri per sabato 10 settembre, perché ci sarà l'evento di Ali Aurea per Giustacchini appunto nello store di Verona. Non vediamo l'ora di potervi dare tutte le varie specifiche, ma noi vi ricordiamo di stare attivi anche sui nostri social. In San Vittorio ci chiamiamo aliaurea.channel e di iscrivervi alla newsletter del sito per non perdervi tutte le novità riguardanti l'evento e i nostri prodotti back to school. www.aliaurea.it. Io direi però di iniziare, Ali, subito con il video. Prima però di farvi vedere tutti gli acquisti che abbiamo fatto nel Giustacchini Store di Verona, non possiamo non annunciarvi l'uscita del nostro nuovo astuccio, che sarà appunto oggi sul nostro sito di e-commerce www.aliaurea.it. Lilla! Perché abbiamo visto che vi è piaciuto così tanto che è andato letteralmente sold out. Quindi abbiamo riproposto lo stesso modello, perché anche noi provandolo durante tutto quest'anno scolastico l'abbiamo trovato veramente pratico e comodo. Perché ci potete mettere veramente tantissime penne al suo interno, sia in modo più ordinato che anche in maniera più sparsa nella tasca centrale. Oppure mettere un sacco di post-it che vi faremo vedere dopo, perché arriveranno anche post-it di Ali Aurea al suo interno. Nella terza tasca. E ovviamente proponiamo sia la versione senza il logo, quindi con tutta la strisce di farfalle azzurre che tra l'altro su Lilla risaltano troppo, e invece con il logo da questo lato e sempre la striscia di farfalle che anche in questo caso risalta tantissimo. Questo in realtà è soltanto il primo prodotto che uscirà per questo back to school. Al termine di questo video, dopo avervi mostrato i prodotti di Giustacchini, vi faremo vedere anche gli altri prodotti che saranno i protagonisti di questo back to school e che usciranno il 22 di agosto. Sarà la data lancio di tutti gli altri nostri prodotti back to school. Direi di iniziare dalle penne inutili ma troppo belle per lasciarle lì. Esatto, e sono stranamente tutte Aurea in colorazione verde. Allora, iniziamo dalla cosa penso più inutile di questo haul, però più carina devo dire. Cioè guardate, è una penna a forma di dinosauro. Ma la cosa fighissima è che è uno squishy. Allora, il mio è meno slow rising di quello dell'Aurora. Quello dell'Aurora è molto più squishoso. E a lei manco piacciono gli squishy. È bellissimo perché quando tu scrivi magari sei stressata, fai... In realtà non ho pensato al colore della penna. Sicuramente è nero. Va bene. È nera gel, un po' come le nostre penna gel. Però mi piace perché bellissima. Mi piacciono anche le penna gel nostre. Molto carina. E poi, sempre per stare in tema verde, penne molto utili, questa qui. Ed è un bambù con sopra un panda. Cioè, ditemi quanto non è bella. È stupenda. Bellissima. È appunto un bambù pure flessibile. Ed è un panda che sta sopra. Sapete che i panda stanno sui bambù. Super utile, certamente. E poi ho preso un'altra penna inutile. Cioè, certo, questa cactus. Che in realtà la aveva già ed è di Legami. Esatto. E l'ho sempre invidiata un sacco. È bellissima. E anche questa è nera Aurea. Vabbè, ma dovrò convertirmi a nera evidentemente. E io invece ho preso due articoli avocado, cioè questa penna sempre nera gel che è molto simile anche alle nostre, con però un avocado con il corno da unicorno. Se avete mai visto un avocado corno? Un avocado corno. E ovviamente in pandan ho preso pure la gomma a avocado. No, perché è troppo carina, non riuscirei ad utilizzarla. Ed è questa qui invece di Legami. Poi ha pure il nocciolo a forma di cuoricino. Di Corazon, figurati se Ali Aurea può rovinare una tale bellezza. Ah, in realtà ho preso anche un'altra penna inutile ma utile.
Bella, Auri, questa è super carina. È super carina. Mi ricorda un sacco le nostre. Esatto, ecco perché l'ho presa, perché è super carina e si apre da sopra. Beh, io direi di iniziare però con le penne che abbiamo preso. Tutte le penne sfuse che abbiamo preso. Ce le pentiamo? No. Allora, iniziamo dagli evidenziatori. Io non ne ho presi tantissimi, ne ho presi 9 evidenziatori. E io ne ho presi 4. Beh, Auri, dai, sono stata proprio molto passimonata. Le ho presi non sfusi, ma anch'io. Le faremo vedere dopo. Iniziamo dagli Stabilo Boss, direi, normali. Io ho preso solo quelli perché ormai, cioè, inutile prendere altre marche, per me utilizzo solo quelli. Ah, io ho preso un verde pastello. Guarda che è un verde mela. Verde mela? Beh, a me sembrava verde pastelloso, comunque mi piace. Poi ho preso due gialli. Anche ho preso due gialli perché sono quelli che utilizziamo maggiormente. E tanto so che poi alla fine Laura me le ruberà entrambi perché viene sempre in camera mia a rifornirsi di cancelleria. Poi ho preso tre evidenziatori, di cui due sono in colorazioni nuove. Cioè questo lillino e questo azzurro molto bello, che ha preso anche l'Auri. Io ho preso anche l'azzurro perché alla fine il giallo e l'azzurro sono quelli che utilizzo maggiormente nei miei schemi. E questo è un lillo stupendo. E poi ho preso uno mini. Anch'io ho preso l'evidenziatore della Stabilo Boss Mini. Non l'avevo mai preso mini. Io ce l'ho già nelle colorazioni pastello normali, quindi questo qui è appunto la nuova colorazione. Ho deciso di prendere pure questa. Sì, sono troppo carini. E poi ho preso anche questo qui color anguria, che non abbiamo ancora capito se l'abbia preso io o Lauri. Se non l'ho preso io, ma secondo me l'ho preso io. Vedremo dalle riprese dopo. Poi ho preso uno Stabilo Swing Cool, che sono stata alquanto torna nel prenderlo, perché poi ho preso il kit dei 4 Stabilo Swing Cool. Però prima ho preso anche questo evidenziatore giallo della Schneider, che mi piace tantissimo. Ha una punta molto molto più morbida di quelli della Stabilo. Non mi interessa, io lo rovino perché lo devo utilizzare. E poi abbiamo preso una cosa che non è sfusa ma è impacchettata, adesso sono di nuovo i colori della Stabilo. Prima abbiamo preso Swing Cool perché ci stanno maggiormente nell'astuccio. Esatto, e quindi sono sempre lilla, quell'arancione molto chiaro, l'azzurro e il grigio per le ombreggiature. Non vedo l'ora di provarli, sinceramente, di sbocciarli tutti. Poi abbiamo preso altre penne pennarelli, che io non ce la posso fare. No, Lauri, proprio le penne colorate. Allora, in realtà ho preso anche un'altra cosa inutile ma utile, cioè una matita con l'avocado. Potevi dirmelo, l'avrei preso anch'io. L'ho detto. Ha tutti gli avocado sopra e poi c'è una scritta bellissima, Lauri. È bellissima. C'è scritto Let's Avocado. Ti do questo se mi dai l'evidenziatore anguria grande. Ok. Sembra uno scambio più che equo. Anche a me. Abbiamo preso tre Uniposca perché ci serviranno per l'evento. Per l'evento da Giusacchino il 10 di settembre, quindi tenetevi liberi. Perché Uniposca, magliette, firme, vabbè, insomma, vedrete. E ovviamente azzurro perché è il colore del nostro canale. Poi ho preso appunto le penne. Tra l'altro questa penna me l'avete consigliata voi perché ero super indecisa se prendere questa oppure quella, diciamo, con le fantasie. E allora abbiamo messo un sondaggio su IG dove ci chiamiamo aliauri.channel. E avete deciso questa qua. Poi il colore però l'ho scelto perché io volevo quell'altra. Mi avete fatto scegliere questa, no? Molto molto colore. Male. Ed è lilla, bellissima, è una penna stilografica, come sempre, perché sono fantastiche. Io non sono assolutamente capace di utilizzarle, quindi non l'ho neanche presa. Poi ho preso una marea, letteralmente una marea di penne blu per scrivere, perché io utilizzo le penne blu per scrivere. Sì, non ho preso neanche una, ma andrò a rubarla dall'Ali. Assolutamente no. Sì. No, fidati, no. Ne ho prese 4 della Schneider, che amo questo modello di penna, ne ho prese una bianco e nero, si chiamano Schneider Heptify. Due rosa, che secondo me sono bellissime perché sono metà rosa, metà viola. Sono anche le sue preferite, penso, in assoluto. Esatto, e poi questa qui azzurra e blu. Poi hanno anche un'impugnatura mega comoda e ero molto felice di averle trovate in altre colorazioni perché l'anno scorso c'era soltanto rosa viola. Invece ho preso le penne colorate della Schneider perché non mi piace il blu, no, mi piace il colore. In realtà quando tutti ci chiedono qual è la vostra marca preferita di cancelleria, a me non viene mai in mente la Schneider. Però in realtà abbiamo talmente tanti prodotti della Schneider che potrebbe essere messa anche lei in lista. Ho sottovalutato l'anno scorso, ma da metà anno usavo solo queste. Sono bellissime, hanno una punta bella acciuttosa come piace a me. E ne ho prese due metallizzate, ovvero argento e azzurro. E altre invece di colorazione normale. Ma sono pennarelli quelle metallizzate. Ah, sono pennarelli? Sono pennarellini piccoli. Beh, ancora meglio. Sempre per stare in tema Schneider, io ho preso altre tre penne. Sono semplicissime queste tre, di queste tre colorazioni, scrivono blu. E non sono neanche a gel. E questa qui, Schneider Slider Rave XB, che è molto molto buona, ce l'avevo anche l'anno scorso, mi ero trovata molto bene. L'unica pecca è che sbava un pochino, anche se non è a gel, tipo una punta mega gigante, anche se non c'è scritto. Mi piace un sacco la punta cicciottosa. Questa è la punta cicciottosauri. E poi ho preso tre pennarellini colorati della Stabilo, che l'avevo preso di prima, probabilmente si sono persi via nei carrelli. È vero. E appunto ho preso l'azzurro, che dovrebbe essere una nuova colorazione, il lillino, ma un lillino molto chiaro, sì, bello. E questo salmone. E io della colorazione del salmone ho preso la Stabilo Pen 68 Brush, ce le ho appunto nelle colorazioni basi. E questa qui appunto, essendo una nuova colorazione, ho deciso di provarla perché sono buone quelle della Stabilo, però hanno una punta talmente piccolina che in realtà il lettering viene molto molto piccolo, tipo per i sottotitoli. Esatto, perché per i titoli grandi servono le nostre brush che hanno la punta più grossa. E poi ho preso una matitozza 2B. Ma hai il freno per temperarla?
Tu ce l'hai forse? Sì, ok. Sì. E poi ho preso le ultime due penne. Questa qui che è una Pentel Energel 07, che ha appunto la punta grandicella di questa colorazione rosa, che secondo me è meravigliosa. È la sua. Poi questa Papermate Flare Medium, che in realtà avevo preso di due colori, però poi ce n'è pervenuto uno solo. Poi passiamo al reparto cancelline, scancelline, cancellini, scolorine, bianchetti, come volete insomma. Abbiamo messo anche un sondaggio su IG per capire come voi le chiamaste veramente, noi ovviamente sempre cancellina. Che siano a rullo, che siano liquide. Pensa addirittura che una ragazza mi ha scritto Tipex. Esatto, che in Svizzera le chiamano Tipex. Fatto sta che ne abbiamo prese io 9 di queste qui, 6 della marca Coprex, e sono essenziali perché altrimenti io devo cancellare sempre. In ogni caso poi abbiamo preso quella liquida, che comunque allora a me non è che faccia impazzire, però serve per magari fare quei piccoli ritocchini che con questa qua verrebbero un disastro. Ed è della Eternet. Poi abbiamo preso un rotolo per ricoprire i libri delle superiori. Infatti uscirà anche il video in cui sistemiamo i quaderni, le copertine, soprattutto i libri presi da WeBook. È un sito personalizzato tra l'altro agli Auri, con cui si può scegliere la vostra scuola in base, cliccando in base alla regione, alla provincia, eccetera. E poi vi sapranno tutti i libri che dovete acquistare per il vostro anno scolastico e via, si apriranno direttamente sul carrello di Amazon. Quindi è veramente un metro per acquistare i vostri libri di scuola velocissimo, perché molto spesso ci si prende all'ultimo, i libri arrivano ad ottobre, invece così almeno lì la lista è già pronta, assicurata, giusta. Anzi, dovete solamente cliccare compra da Amazon, quindi è perfetto. Perfetto, i libri vi arrivano davvero in pochissimo tempo, io ce li ho già tutti e mancano solo essere colibrinati, diciamo. Poi ultima cosa impacchettata sono questi fantastici evidenziatori della Sharpie che io che avrei adoro. Voluto prendere un sacco anch'io. Sono bellissimi, io li avevo anche dall'anno scorso. Mi dai lì, Lauri, per favore. Ci penso. Sono fantastici, mi piacciono moltissimo perché sono piccolini e carini e molto aesthetic. Sì, poi hanno dei colori normali, che non è semplicissimo trovarli negli evidenziatori. Esatto, quindi mi piacciono tantissimo. Io invece mi sono affiondata sul nuovo reparto di Giusta, che mi è dedicato ai dolci. Infatti ho preso due delle Mentos frutta, che secondo me sono buonissime. Una Ape Liebe, questa qui al gusto caramel. E poi ho preso ovviamente due Chupa Chups alla fragola. Perché quanti adoro. Anni hai? 5 e mezzo, no, io adoro i Chupa Chups, sono letteralmente deliziosi. Tra l'altro ho preso le angurie perché sono le mie caramelle preferite in assoluto. Ci sono buonissime. Non mi piacciono particolarmente. Mi piacciono da morire, le abbiamo cercate al mare a Bellaria, non c'erano. Poi abbiamo preso delle bustine a L, delle cartelline, che tra l'altro sono fatte con plastica riciclata e riciclabile. Io l'ho presa sia per il quadernone ad anelli che senza, cioè ad L. Evitano di essere delle semplici e pure cartelline di plastica che inquinano tantissimo. Invece sono riciclate, quindi è una cosa super mega pro, anzi grazie. Grazie mille Giustacchini per aver aggiunto un sacco di prodotti ecosostenibili. E poi passiamo alla categoria quaderni. Io in realtà ne ho presi soltanto 4, cioè sono stata bravissima. Ne ho presi tantissimi, ma perché quest'anno veramente, che non li avevo conquistati l'anno scorso, mi sono mancati, mi servivano quaderni grandi per scrivere, per fare soprattutto tanti scarabocchi per i miei calcoli, che quelli agli aule mi è proprio un peccato utilizzarli per gli scarabocchi di matematica. Infatti per stare in tema matematica io ho preso 3 quaderni, che sono tutti della One Color, sono tutti a quadretti. No! Per sbaglio ne ho preso uno bianco, ovviamente completamente inconsciamente, a me serve per matematica e un quaderno bianco per matematica è veramente inutile, veramente arduo da utilizzare. Lauri quindi me ne ha ceduto uno, adesso ne ho uno rosso, uno azzurro e uno verdino pastello. Grazie mille Lauri. Prego, ti salvo sempre. Hai ragione. Io ne ho presi tantissimi, ho preso arancione, bello, a quadretti sempre 5 mm, molto easy. Poi ho preso questo qua che ho fatto lo scambio con l'Ali, che è bianco, super bello, mi è piaciuto con la carta bianca. Poi ho preso questo con la copertina di plastica, perché almeno non si rovina di meno anche se è di plastica. Questo mi è dispiaciuto molto, vabbè non importa, per una cosa dai, ci stava. I fogli, perché io li utilizzo tantissimo, soprattutto quelli bianchi. Infatti ho preso 2 fogli bianchi per il raccoglitore ad anelli, per le regole soprattutto tipo di matematica, che ho visto che ho un sacco di materie con calcoli l'anno prossimo, quindi serviranno un sacco. Poi ho preso anche questi qua a quadretti, easy peasy. E infine altri 2 quaderni sempre a quadretti. Questo qua che era il colore della Ally, che però era bianco, e questo verde, verde speranza, perché è necessaria la speranza. E per chiudere ho preso questo quaderno a spirale, che lo utilizzerò per fisica come tutti gli anni, che secondo me è meraviglioso perché è lilla e poi è ovviamente di carta, non l'ho preso di plastica quest'anno. Bello comunque, è un progetto creativo di rispetto nell'ambiente. E direi, Ally, che, e direi che abbiamo finito, Auri. Non abbiamo neanche preso tutto il necessario per la scuola, perché metà degli altri prodotti saranno sicuramente quelli di Ally Auri, tipo l'astuccio, l'agenda. Quest'anno non abbiamo preso nessun tipo di diario né di agenda, anche se ve ne abbiamo mostrati tanti che c'erano a Giustacchini, perché abbiamo progettato la nostra by Ally ed Auri, che uscirà appunto per il back to school.
Soul. Da Giusta Chini troverete i nostri prodotti, il nostro corner di Ali Auri, ma lo promuoveremo insieme a voi il 10, che ci sarà l'evento Ali Auri. E dopo tutti i prodotti di Giusta Chini, vi facciamo vedere brevemente gli altri prodotti che usciranno il 22 di agosto. Ma non solo tutti questi, infatti uscirà ovviamente un video dedicato con tutti i nostri prodotti Back to School che usciranno. Direi di iniziare con uno dei prodotti che non si possono avere in questo Back to School. Cioè è il cubo Post-it di Ali Auri, ovviamente tutto in carta e cartone riciclato. Ovviamente ha il nostro logo qui all'interno. È una scheda di Post-it! Ha una fila di Post-it quadrati di 5 colori, veramente stupendi. Poi ha un Post-it rettangolare giallo. Qui ha altre 5 colorazioni di Post-it neon. Che sono i segnapagine. Qua dentro potete mettere anche delle penne, proprio portarvelo a scuola. No, scherzo, perché no. Qua a portata di mano avevamo lo spazzolino. Io lo porterei letteralmente ovunque, perché è super portatile, non pesa niente. Cioè noi siamo riusciti a portarlo nella valigia fino ad Oxford. Quindi fidatevi di noi, è leggerissimo. Davvero. E poi sempre per rimanere in tema Post-it, abbiamo disegnato tutti i Post-it di Ali Auri che usciranno il 22 di agosto. Come on girl! Sono 4 Post-it quadrati che sono azzurri con i simboli cult del nostro canale. Quindi questo qui con ovviamente il nostro logo, questo qui con due cuori, questo qui con la striscia di farfalle e infine quello con il diamante centrale. Anche la checklist e la to-do list. Cioè questi sono meravigliosi. Cioè più utili di così davvero non ci sono. In più sono tipo stupendi, meravigliosi. Ovviamente anche all'interno della vostra cover del telefono oppure sulla vostra agenda sono indispensabili pure. E poi infine abbiamo altri 4 Post-it segnapagine che sono veramente stupendi, perché sono anche questi in carta ed hanno tutti i simboli del nostro canale, il logo oppure il cuore e il diamante ed infine la farfalla. Quindi davvero potete notare che sono in carta, quindi sostenibili, azzurri, quindi il colore del nostro sito, e hanno tutti i nostri, diciamo, simboli principali, quindi sono proprio Ali Auri. E last but not least, perché uscirà anche l'agenda, il 22 di agosto usciranno anche i nostri marker pens. Sono 40 pennarelli davvero meravigliosi. Già c'è soltanto dalla scatola potete capire quanto siano fantastici. Esatto, sono racchiusi in questa scatola, ma all'interno presentano anche un astuccio con cui si possono portare a scuola. Sono all'interno 40 colori, in realtà qui non ci sono tutti 40 perché alcuni ce li abbiamo nell'astuccio, soprattutto le colorazioni in rosa e azzurre. E sono fantastici, scrivono letteralmente ovunque, sono perfetti per fare i titoli, per scrivere i sottotitoli, per scrivere sulle agende. E hanno due punte, la prima è questa qui a evidenziatore big e invece la seconda è più piccolina a pennarellino per fare magari i dettagli. Sono perfetti sia per chi adora disegnare ma anche per chi come noi adora scrivere sugli appunti. Sono letteralmente un must have di questo back to school, cioè non potete non averli. Assolutamente no, usciranno appunto il 22 di agosto, ma ve li mostreremo meglio nel video appunto dedicato. Direi di lasciarvi con l'altro del video. In ogni caso noi ci vediamo giovedì con il prossimo video. La salutiamo le 10 persone hanno scelto la video precedente. Allora iniziamo da Samira, un bacione. Isa, un bacione anche a te. Manprit, un bacione. Giada, un bacione anche a te. Noemi, un bacione. Ilenia, un bacione anche a te. Ilari, un bacione. Martina, un bacione anche a te. Margherita, un bacione. E per ultima Asia, un bacione anche a te. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao.